sapevo che Winnie the Pooh si nascondeva qualcosa, lo sapevo! Ma ogni volta che dicevo che lui e i Puffi erano un prodotto della loggia degli Illuminati, tutti mi prendevano per pazzo, ma io non sono pazzo! And I can't remember what the cure was. Perciò benvenuti su WatchMojo Italia per una top 10 sulle 10 teorie più incredibili sui cartoni animati assolutamente vere. Sounds fair. Ma prima di incominciare, una cosa importantissima: pubblichiamo nuovi video ogni settimana, quindi iscrivetevi e soprattutto attivate la campanella degli avvisi per rimanere sempre aggiornati. Preparatevi, perché sto per aprirvi un mondo. Voi pensavate davvero che i Flintstones fossero solo un cartone su quattro cavernicoli simpatici? Ma dove vivete? In una campana anticomplotti? I think I need help. Perciò ecco alcune delle teorie cospirazioniste sui nostri cartoni innocenti preferiti, che più palesi non si può, non ci sarebbe neanche bisogno di spiegarle, cioè, vi avverto, non prendetevela con me se poi dei tipi vestiti di nero vengono a bussare alla vostra porta, io non vi ho detto nulla. One, two, three! Alla numero 10 e falla finita, Boss Artiglio e l'Ispettore Gadget nell'Ispettore Gadget. Scusatemi, quello di prima era Frankie, il mio cugino complottista. Io ho lasciato fare l'intro, almeno stava buono, vero Frankie? Partiamo con Gadget! And what good is a computer without hat gadgets? Oh, pop cazzate a manetta! Sì, perché secondo questa teoria, Boss Artiglio sarebbe il gadget originale, che pare sia stato dato per morto in un'esplosione. It's time to throw in the sponge. E sua nipote Penny, addolorata, a quel punto avrebbe creato una copia robotica dello zio. I robots are useless. Like you. E questo spiegherebbe il perché Gadget, pur essendo un coglione patentato e probabilmente il peggior detective del mondo, riesca sempre a cavarsela. Boss Artiglio non vuol far del male a suo nipote e non rischia troppo. My plan was foolproof, but not gadget-proof. E spiegherebbe anche perché non si vede mai la faccia di Boss Artiglio, ma mio Dio, sta a vedere che cugino Frankie aveva ragione, siamo solo alla 10. Chief, where are you? I'll be right there. Alla numero 9, i Flintstones vivono nel futuro, negli antenati. Pensavate che gli antenati fossero ambientati nel passato solo perché ci sono i dinosauri e loro sono degli uomini primitivi? Ma quanto siete scontati! Le prove che tutto questo non è vero vengono dal film I Pronipoti incontrano gli antenati, in cui Jetson e Flintstone si incontrano per un malfunzionamento della macchina del tempo. Daddy's got a new favorite now, Mom. Playing horseyback. Vi sembra un espediente ridicolo? È perché lo è. Comunque la teoria afferma che la macchina del tempo di Errol Jetson era creata per portare la famiglia nel futuro. E quindi, se avesse semplicemente funzionato e non ci fosse stato malfunzionamento? They're out of the past, all right. Some kind of crazy flying nuts. Questo vorrebbe dire che sono finiti ancora più nel futuro e che i Flintstones non sono primitivi, ma abitanti di una terra post-apocalittica distrutta dal nucleare. Maybe we've gone so far into the future, the time has started all over again. I wonder if they know any other words. Sapevo che Fred non me la raccontava giusta, ma fino a questo punto. E i dinosauri? Beh, loro sono animali modificati dalle radiazioni, tutto torna! I told you once, I told you a thousand times, none of this is real. Alla numero 8, Peach Creek è il purgatorio in Ed, Ed, Eddie. Try to contain yourself, Eddie. The adrenaline of irreverence can be quite overwhelming. Cartone che ai tempi era ovunque. Accendevi Cartoon Network e potevi stare sicuro che se non era Johnny Bravo, era Ed, Ed, Eddie. E ovviamente celebrità porta complotti. I was asked to mend the curtains by mother. Every child should start their day by completing the task set upon them by their parents. Ad esempio, vi siete mai chiesti perché non abbiamo mai visto i genitori dei tre ragazzi? O perché loro e gli altri ragazzini sembrino essere bloccati nella loro strada? Beh, è chiaro che non possono uscire, visto che la strada in realtà è un girone del purgatorio. Why do I condone such behavior? Ebbene sì, qualcuno si è svegliato una mattina e ha visto bene di mischiare Dante con Ed, Ed e Eddie per fornire spiegazioni non richieste. There is no exit. I ragazzini sarebbero morti e intrappolati, tipo Rolf sta sempre con i suoi animali perché morti in una fattoria nel 1903. 903, proprio anche specifico. Ed, fissato coi soldi, sarebbe morto durante la Grande Depressione. My money! E Ed perché ama i fumetti così tanto? Perché è morto quando diventarono popolarissimi, alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Il fatto che gli piace ne basta, no, eh? I'm here, blockhead! Alla numero 7, Charlie Brown sta per morire in Peanuts. Pensavate che Charlie Brown fosse solo un tipetto un po' sfigato, no? Beh, lo pensavo anche io, lo pensava anche Charlie Brown, ma non i complottisti. Would you like to buy a nice Christmas wreath?
Merry Christmas anyway, sir. God bless us, everyone. Sì, perché secondo una teoria che ha ricevuto ampi consensi nei salotti cospirazionisti più raffinati dell'internet, Charlie avrebbe un tumore terminale e la sua vita sarebbe soltanto un'illusione di sofferenza creata dalla sua mente in quella condizione. Eh? Che cosa? Just can't seem to do anything right. E ogni suo fallimento sarebbe solo la manifestazione mentale della sua miseria terrena prima della morte. Ma che cosa cazzo? I think I need help. Everything I do turns to failure. Alla numero 6, Wally ha condannato la Terra. In Wally. Proprio lui, quel robottino tanto bellino che ha fatto piangere grandi e piccoli con la sua bella e profonda storia d'amore e con la sua voce dolcissima. Ecco, questo coso sarebbe il più grande bastardo intergalattico. E proprio grazie alle sue azioni sconsiderate, la Terra è finita nell'apocalisse di rifiuti. Pensate che il pianeta sia coperto di spazzatura solo perché magari vuole essere una metafora dell'incapacità umana di occuparsi della Terra? No! È ridotta così perché quel bastardo psicopatico di Wally avrebbe, secondo alcuni fan della Deep Disney, distrutto i robot, utilizzato i loro pezzi per rimettersi a posto e decorare casa sua e poi lasciato le carcasse inutilizzate a tappezzare la Terra. Guardatelo bene e ditemi ora se non vedete una scintilla di follia in quegli occhi. Bastardo! Alla numero 5, Winnie e amici sono tutti degli strafattoni assurdi in Winnie the Pooh. He's Winnie the Pooh, Winnie the Pooh, willy-nilly silly old bear. Troppi colori, troppi animali coccolosi, in questo cartone c'è qualcosa che non torna. Come direbbe Gadget, la dichiaro in arresto per essere un tipo troppo sospetto, in questo caso un cartone. Un cartone immortale, i cui personaggi però sarebbero tra i più deviati della storia. Tutti rappresenterebbero vari tipi di droga. So Pooh ate and 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 ate and... Pimpi, paranoide, è rimasto sotto di funghetti. Oh dear... Even my shadow is small. Tigro, iperattivo, ecstasy a manetta. That's what tigers do best. Uffa, sempre ad aiutarli, è il pusher. I can't imagine that he's changed that much. Tappo, sempre schizzato, cocainomane. Io, lentissimo e demotivato, un ganja lover. Somebody. E per finire Winnie, con la sua immaginazione frizzante e amante del miele, un fritto di LSD. There's a honey and I'm a Pooh Bear, yum 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 yum. Yum 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 yum, time for something sweet. Alla numero 4, Timmy, che è sotto antidepressivi in due fantagenitori. I don't see a smiling face. There it is! E pensare che Timmy sembrava così felice nel cartone con i due genitori magici, ebbene... Magari le cose fossero state così facili. Hello Timmy, shall we go for a ride? Oggi infatti nei cartoni animati nulla è come sembra e se è come sembra bisogna trovare il modo di dire che non è come sembra. We're playing dodgeball. It's dries versus wets. Think fast. Timmy infatti, secondo i fautori della teoria post-depressionista fantagenitoriale, una corrente molto seguita, sarebbe sotto antidepressivi. Una prova? Beh, i due fantagenitori, guarda un po', appaiono solo quando Timmy è in crisi e mai quando non ha bisogno di loro. Little Freedom Fighter, we'll get you out of here! Ma guarda che strano! E poi un'altra prova, l'uso eccessivo della loro magia porta sempre a ulteriori problemi. Go to your room and don't come out until you learn responsibility for other people's property. Questo perché non bisogna mai esagerare con le medicine. Dio santo, era tutto sotto i nostri occhi tutto il tempo. Io sono sempre stato a pensare che fosse un cartone per bambini. That didn't even hurt. Alla numero 3, Ash, che è in coma nei Pokémon. And I hereby declare to the Pokémon of the world, I will be a Pokémon Master. Una delle madri di tutte le cospirazioni. Lo sapete, no? Oggi si prende un cartone, si dice che il protagonista è morto o morente, si immagina tutto e via. Ma ci fu un inizio. Go! I did it! A suon di cospirazioni e creepypasta, Ash è diventato il rappresentante di tutti i protagonisti che in realtà sono in coma. You saved us, Ash. No way! We did it together! Alcuni filosofi contemporanei a inizio millennio suggerirono nei loro blog con scritte rosse su fondo nero che il fulmine di Pikachu dette inizio a tutto.
Non è un caso se per Ash fila sempre tutto liscio, un ragazzino di 10 anni è libero di scorrazzare per il mondo e il Team Rocket è un nemico veramente patetico. What is that? A Pokéball? Ma come cazzo si fa a pensare che è una Pokéball? È perché tutto nella mente di Ash, che colpito dal fulmine è rimasto in coma e si immagina l'avventura. Questo spiegherebbe anche il perché Jenny e Joy sono tutte uguali. Sono proiezioni della sua mente. No? No. Alla numero 2 è tutto nell'immaginazione di Angelica e dai, e nei Rugrats. I'm just gonna say it, Drew. She's the most beautiful little girl I've ever seen. No question about it, little brother. Solo io sono a disagio. Comunque, rimanendo in tema illusioni, perché non parliamo dei Rugrats, eh? Perché secondo una nota teoria che prese piede in Guyana francese a inizi del Novecento, il cartone non sarebbe altro che un'illusione mentale di Angelica in crisi, traumatizzata da piccola per la morte di tutti gli altri bambini. Mi sembra che più scontato di così. Yeah, when it happens to you guys, maybe that's what you should do. Happens to us. Chucky sarebbe morto in un incidente stradale, il che spiega perché suo padre sia sempre preoccupato per lui. Breathing noxious fumes. Bye, Charles. Drinking radioactive waste. Bye, Charles. Tommy invece sarebbe morto durante il parto e quindi ecco perché Stu farebbe i giochi per il figlio mai avuto. Could be. E i gemelli? Beh, sono una proiezione mentale di Angelica di un suo fratello o sorella mai avuti, perciò resi con un'eloquente figura di due gemelli dai sessi opposti. È chiaro. But Philip, you started that fight. No, you started it, Lillian. No, you started it, Philip. Se fosse tutto vero e la teoria fosse confermata, le implicazioni sarebbero così nulle che oserei immaginarle. He isn't faking it. Ma prima di spappolarmi il cervello definitivamente con la verità, ecco alcune menzioni onorevoli. È tutto vero. Someone left me some money for a perm. I'm passing out another flyer to remind you about Parents Tournament Weekend. Ice cream! So don't be a Greedly. The power is yours! Oh, there he is! Kidnap! 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 He's headed for the village! Catch him! Alla numero 1, il cartone è un'allegoria dell'olocausto, Toy Story 3. You want your mommy back? She never loved you. Don't be such a baby! Dopotutto, un film d'animazione non vince mica un Oscar al miglior film d'animazione solo perché è il miglior film d'animazione. Deve avere ovviamente qualche messaggio parallelo segreto, tipo uno sull'olocausto, vero amici complottisti? Yeah, I know, it looks bad, but guys, you gotta believe. E quando sentirete quello che ho da dirvi, vi giuro che vi passerà la voglia di sghignazzare come state facendo ora. We're getting thrown out, you idiot. That's what's happening. I giocattoli costretti ad abbandonare le case finiscono al Sunnyside, in cui imprigionati da un orso con fare nazista, sono abusati quotidianamente. Oh, my tail! Where's my tail? Su alcuni di questi giochi vengono fatte modifiche e esperimenti e nel finale questi giochi stanno per morire. Stanno per morire in un inceneritore. Ora, io non so chi cazzo si inventi questi parallelismi e devo dire che secondo me è molto malato, ma stavolta gliene do atto, è un po' inquietante. But if you break our rules, step out of line, try to check out early, well, you're just hurting yourself. Woody! I will be a Pokemon master. Pokemon master! That is what I'm... Ash, get to bed! Guardate anche questi altri video complottisti e iscrivetevi a WatchMojo Italia!